Avete mai guidato in assetto corsa un'auto con 1500 cavalli? Beh, ragazzi, se non l'avete fatto, la risposta è Koenigsegg Jesko. Beh, ragazzi, eccoci, una nuova puntata, un nuovo video dedicato a questa macchina che vedete qui, è la Koenigsegg Jesko, un bolide pazzesco. Siamo qui a Le Mans, siamo sul circuito della Sarthe nella versione senza le chicane per poter provare anche un po' il brivido della velocità che raggiunge questo bolide. Ho fatto un piccolo shorts sul mio canale, andate a guardare che velocità ho raggiunto con questa macchina in un circuito tutto dritto. Io direi di andare subito a vedere le specifiche di questa macchina, anche dal punto di vista estetico 3D, quello che ci propone questa bellissima macchina per assetto corsa. Innanzitutto andiamo a capire come poter aprire le parti mobili, cofano posteriore, baule, cofano posteriore, che ci farà vedere tra un po' il motore, ecco, con i Ctrl Alt 7. Poi abbiamo baule anteriore dove riporre qualche bagaglio e portiere con i 9. Ragazzi, guardate l'apertura delle portiere, ruotano in avanti e arrivano a posizionarsi in maniera perpendicolare con il suolo, con il terreno. Una soluzione incredibile, una soluzione che non ho mai visto su nessuna altra auto, un qualcosa di eccezionale. Andiamo nel frattempo a vedere cosa... Guardate che spettacolo, guardate il motore della Koenigsegg Jesko come è ben riprodotto. Fantastico, una macchina eccezionale. Adesso parleremo, andremo un po' alla guida e parleremo un po' di questo bolide. Il motore è spettacolare. Andiamo a vedere gli interni. Beh, ragazzi, gli interni non c'è nemmeno da dire, qualcosa di imbarazzante. Sedili in carbonio, bellissimo, c'è Alcantara, c'è tanto carbonio in giro anche. E abbiamo, guardate qui, guardate il display, è come esattamente nella Jesko reale, praticamente resta parallelo al suolo, praticamente senza ruotare. Quindi avrai sempre, si avrà sempre la possibilità di controllare il numero di giri, velocità e la marcia senza dover girare la testa. Che cacchio, non vedo. Questo ruota insieme a voi. Fantastica questa cosa, molto bella. E poi qui abbiamo anche, scusate, sono andato altrove. Andiamo, abbiamo anche una bolla bellissima che ci indica i gradi G della forza che in quel momento si sta sprigionando all'interno del nostro veicolo e quindi su di noi, che è funzionante, così come nella reale Koenigsegg Jesko. Io direi di andare subito a farci un bel giro. Eccoci partiti, stiamo buttando giù un po' di marce, come potete vedere sono già in sesta perché l'auto ha ben 9 marce. Beh, quest'auto è spettacolare. Koenigsegg è un'azienda fondata nel 1994 da un certo Christian von Koenigsegg, uomo d'affari svedese. Nel giro di circa 25 anni questa azienda si è sviluppata tantissimo, è riuscita ad arrivare a produrre auto stratosferiche bellissime in grado di far concorrenza alle nostre amatissime italiane Lamborghini e Ferrari, e che vengono caratterizzate da una linea veramente incredibile e particolare. Nel 2017 la Agera RS, che è l'auto precedente a questa, raggiunse i 457 km orari, diventò l'auto più veloce, poi record battuto in seguito dalla Bugatti Chiron. L'Agera fu appunto sostituita da questa meravigliosa Jesko, che come potete vedere tira, che è una bellezza, 1622 cavalli, non a marcia, siamo a 390 km orari, stiamo continuando a salire, è una delle più estreme Koenigsegg mai create. Motore 5100 V8 doppio turbo, capace di erogare fino a 1622 cavalli quando alimentata con E85, quindi con etanolo, mix di etanolo. Viceversa con la benzina normale si dovrebbe fermare sui 1250 cavalli. Siamo a 400. Ho toccato pazzesco, perché ovviamente si ero a 450 km/h, qualcosa di incredibile. L'auto è lunga 4,61 metri, freni imbarazzanti, larga 2,03 metri, alta 1,21 metro e passo di 2,70 metri. Un'auto come tira, guardate come va, è veramente uno spettacolo, mi piace un sacco. Quest'auto, la Jesko, è dedicata al padre del fondatore, un certo Christian von Koenigsegg, detto Jesko. Bellissima.
ragazzi, è potentissima. Anche la Jesco appunto ha delle proporzioni incredibili, ovviamente come tutte le Koenigsegg, cofano molto piccolo, molto ristretto, parabrezza completamente avvolgente, super ribassato il tetto e dietro una coda molto lunga per poter ospitare il meraviglioso V8 5100 che ci dà tutti questi bellissimi cavalli. Motore posizionato, posizione centrale posteriore. Ragazzi, qua è veramente difficile parlare e guidare. Ovviamente la macchina ha elementi di stile veramente unici. Le portiere, avete visto come si aprono, un qualcosa di incredibile. Ruotano avanti di 90 gradi e si posizionano in maniera perpendicolare al suolo. L'aerodinamica è molto particolare, considerate che sviluppa circa 800 kg di peso a 250 km all'ora come deportanza, a 275 km all'ora genera 1000 kg di carico, qualcosa di stratosferico. Guardate come tira, è qualcosa di mostruoso. Gli interni poi sono di una qualità incredibile, ovviamente c'è carbonio un po' ovunque, un po' nelle portiere, nella console centrale. I cerchi sono anche in carbonio con una dimensione di 20 e 21, credo, 20 anteriore e 21 posteriore. Poi ovviamente c'è tanta alcantara, l'alcantara molto utile, ovviamente dà una sensazione premium molto bella e contribuisce a ridurre anche i pesi. La strumentazione, come potete vedere dietro il volante, è quella che vi ho fatto appena vedere, che è molto molto bella, molto ben fatta, leggibilissima in qualunque circostanza. Quando ruoto il volante io riesco a vedere la parte centrale dove ho le informazioni più importanti, è la bolla lì che mi dice le forze G che vengono sprigionate e generate su questa vettura. 9 marce che salgono in maniera stratosferica, guardate quanto va, quanto va. Ovviamente il motore V8 5100 deriva dalla Gera, però ha un nuovo albero motore, pesa 15 kg in meno ed è uno spettacolo, un capolavoro veramente di arte motoristica. Oh ragazzi, qua bisogna fare attenzione, questa volta non l'ho sfondata. Spettacolo, spettacolo. Ovviamente trazione posteriore, cambio particolare chiamato Light Speed Transmission, multifrizione, dotato di 9 marce con cambiate pressoché istantanee. Dotato anche di ruote posteriori sterzanti. In realtà non esiste un vero e proprio listino prezzi di questo bolide stratosferico. E le cifre si aggirano intorno ai 2,5 milioni di euro. Roba pazzesca, però purtroppo sono stati prodotti solo 125 esemplari e la sfortuna ha voluto che tutti e 125 siano già stati venduti. Quindi ragazzi, se volete una Jesco, niente, o andate a comprarla da qualcuno che l'ha già comprata, oppure dovete attendere il prossimo prodotto di questa azienda svedese pazza. Mi sa che io attenderò il prossimo. Probabilmente, eh sì, no, comprarla usata non mi va, io la voglio nuova. 2, guardate ragazzi, tira che è una bellezza, la frenata è imbarazzante. Spettacolare. Ragazzi, che dirvi, se volete accaparrarvi una di queste Jesco reali, sappiate appunto che non ce ne sono più in giro. Se la volete per Assetto Corsa, la potete scaricare nel link che trovate in descrizione. Spero che la piccola recensione sia piaciuta. Se vi è piaciuta, un bel like, iscrizione al canale, la campanellina che vi notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Vi ringrazio e vi auguro buona giornata, al prossimo video. Ciao. Io intanto continuo a spaccare questa macchina qui su questo circuito che mi pare proprio sia il suo pane quotidiano. Ciao.